Buongiorno ragazzi, canto 26 dell'Inferno. Quando si svolge? Si svolge sempre sabato 9 aprile, però quelli che abbiamo visto in precedenza erano nella prima mattinata e invece adesso ci troviamo a mezzogiorno, quindi 9 aprile, ore 12 circa, naturalmente. Dove ci troviamo? Ci troviamo alla fine dell'ottavo cerchio, esattamente ci troviamo nell'ottava bolgia. Anche se all'interno del canto si avrà un breve riferimento alla bolgia precedente dove c'erano i ladri, per cui vi spiegherò nel riassunto che cosa si dice nella settima bolgia, ok? In questo canto per la maggior parte siamo nell'ottava bolgia e dannati sono i consiglieri fraudolenti, quindi coloro che hanno peccato di frode ed inganno. Ripeto, i consiglieri fraudolenti sono i dannati, il genere di dannati presente in questo canto. Chi sono i consiglieri fraudolenti? Sono coloro che, dotati di spiccata intelligenza, hanno utilizzato la loro parola, la loro abilità di parola, per ingannare o comunque per frode, soprattutto per motivi politici, genericamente motivi militari, politici e militari. Questi sono i consiglieri fraudolenti. Chi incontriamo all'interno? Quali sono i personaggi propriamente che incontriamo in questo, tra i fraudolenti? Allora, i personaggi principali sono sempre Dante e Virgilio, che sono una costante di tutti i canti, e poi avremo modo di incontrare il più grande ingannatore del mito, vale a dire Ulisse, che si troverà in coppia proprio condannato contemporaneamente, un po' come era successo a Paolo e Francesca, al suo caro amico e compagno di inganno che è Diomede. Tant'è vero che Ulisse si trova tra i consiglieri fraudolenti e verrà detto nel canto per ben tre inganni, ok? Il primo inganno è stato quello del cavallo di Troia, quindi il secondo inganno è quello praticamente di aver ingannato Achille, che si trovava protetto nell'isola di Scio per volontà della madre Teti, questa ninfa del mare che sapeva che sarebbe morto nella guerra di Troia, quindi lui si trova nell'isola di Scio. Viene ingannato da Ulisse e Diomede e viene fatto andare in guerra, causandone la morte e la sofferenza della moglie che lui aveva trovato nell'isola di Scio, che è Deida mia. Quindi cavallo di Troia, il fatto di aver ingannato Achille, quindi averlo portato verso la morte, quindi nella guerra di Troia, e il terzo inganno è di aver trafugato da Troia una statua d'oro di Atena che era contenuto nel tempio di Atena, proprio in Troia. Questa statua prendeva il nome di Palladio, da Pallade Atena. Quindi questa statua così importante, quindi aver fatto quasi un atto sacrilegio, un atto empio. In realtà, in modo particolare, Ulisse viene punito nell'inferno per un concetto di curiosità umana, perché si dice che lui, pur potendo in questo canto rientrare ad Itaca, dalla moglie, dal padre, dal figlio, in realtà lui preferisce ancora vedere che cosa c'è oltre le colonne d'Ercole, quindi andare praticamente a superare un limite divino che era quello imposto da Ercole, del mondo conosciuto, lui con superbia e tracotanza per curiosità, vuole andare a vedere quello che c'è oltre. E quindi commettendo praticamente un atto di ubris, si direbbe in greco, ubris, vale a dire di tracotanza nei confronti del Dio, cioè il voler praticamente superare il limite umano, quindi il limite posto da Dio, quindi volersi in un certo senso avvicinare come conoscenza a Dio, perché Dio ha imposto che non si andasse oltre quelle colonne, invece lui con i suoi compagni, con pochi compagni, vanno oltre, vedrà il purgatorio, ma la sua nave si inabisserà. Quindi troveremo Ulisse e Diomede, in breve vi ho già detto quello che poi verrà raccontato nel canto, okay? Di cui verrà data verrà dato apposito riassunto in sequenze, condiviso con voi su Drive. Quindi Ulisse e Diomede sono praticamente i personaggi principali con cui discuteremo e che incontreremo propriamente in questo canto. Qual è il contrappasso? Quindi abbiamo visto praticamente il tempo, abbiamo visto il luogo, abbiamo visto i dannati, abbiamo visto i personaggi e ora invece andiamo a vedere qual è il contrappasso. Un contrappasso per somiglianza, per analogia, perché praticamente le anime di questi dannati sono praticamente avvolti da lingue di fuoco, come dovesse stata la loro lingua di fuoco, come loro con le loro parole hanno bruciato, così automaticamente bruciano attraverso lingue di fuoco, naturalmente metafisiche, volute da Dio, quindi è per analogia, ripeto, come loro hanno
bruciato metaforicamente con le loro lingue di fuoco, a loro volta bruciano, la loro anima brucia per lingue proprio di fuoco, ok? E quindi è per analogia nell'utilizzo naturalmente della lingua in modo negativo. Andiamo alla divisione in sequenze. Il canto verrà diviso soltanto in tre sequenze, quindi è piuttosto veloce. Abbiamo una prima sequenzina molto breve che va dal verso 1 al verso 12, dove praticamente c'è ancora un riferimento a quello che Dante aveva visto nel canto precedente. Nel canto precedente, ovvero nella settima bolgia, perché adesso qua siamo nell'ottava bolgia, lui aveva incontrato tra i ladri cinque ladri fiorentini e per questo, nella prima sequenza, inveisce contro Firenze, che proprio per questo atteggiamento dei fiorentini, di questi cinque ladri, sicuramente non avrà grande onore, quindi mette in un certo senso in guardia dall'atteggiamento che ha Firenze ai tempi di Dante, quindi si vergogna del fatto che ci siano dei ladri dell'inferno fiorentini e quindi è un'invettiva contro Firenze. Ok? La prima sequenza, versi 1-12. Poi nella sequenza successiva, guardo solo il numero dei versi. La sequenza successiva va dal verso 13 al verso 75, invece è una bella corposa sequenza centrale, dove Dante e Virgilio, che erano scesi nella settima bolgia con grande difficoltà, addirittura Virgilio si tira dietro Dante, che è dotato di corpo e più pesante, risalgono su, quindi vengono fuori dalla settima bolgia, che già le aveva fatto paura a scendere, figuriamoci, a risalire, per poi calarsi nuovamente nell'ottava bolgia. Le bolge sono tipo di conche, quindi delle grandi conche all'interno dell'entroterra, del sottosuolo roccioso, quindi sono veramente delle grandi conche, no? Quindi immaginiamoci dei contenitori. Ok, quindi risalgono su, pronti poi a vedere la bolgia, la gola della bolgia numero 8. Che cosa succede? Quando si trovano al di sopra, quindi sono risaliti e vedono la valle dell'ottava bolgia, ecco che Dante e Virgilio vedono praticamente tante fiammelle che illuminano questa gola. Ok, la gola, questa ottava bolgia è immersa nelle tenebre, quindi è buio assoluto in questa conca, no? Però ci sono queste fiammelle che si muovono all'interno di questa gola. È bellissima la similitudine che utilizza Dante perché dice un pochettino come quando l'estate, verso sera, il contadino si riposa sulla collina e vede a valle dove ha lavorato durante il giorno le lucciole. Quindi l'impressione è questa. Un'altra similitudine che viene utilizzata è quella che è una similitudine biblica, che praticamente paragona queste nuvole di fuoco, queste fiammelle, queste lingue di fuoco, praticamente alla nuvola di fuoco che aveva portato il profeta Elia nei cieli. Quindi si dice che il profeta Elia, e vi racconto il fatto così non ve lo racconto più dopo, si dice che praticamente il profeta Elia fosse sempre per un'altra similitudine per descrivere queste fiammelle, no? Si dice che il profeta Elia si trovasse col profeta Eliseo e stesse passeggiando con questo profeta. Ad un certo punto il profeta Eliseo, più giovane di Elia, vide praticamente Elia essere rapito da una nuvola di fuoco ed essere portato in cielo, quindi è assurdo in cielo il profeta Elia. Eliseo, che gli stava lì vicino nel testo di Dante, non verrà chiamato Eliseo, verrà descritto attraverso una perifrasi. Viene detto colui che si vendicò con gli orsi. Perché Eliseo viene descritto come colui che si vendicò con gli orsi? Perché biblicamente si dice che Eliseo, in un episodio, fosse stato preso in giro da dei ragazzacci per il suo fisico, soprattutto perché era pelato. Quindi lui avesse invocato l'aiuto di Dio, che era un Dio dell'Antico Testamento, un Dio giudice, di intervenire a difenderlo da questi ragazzacci. E si dice che il Dio l'avesse ascoltato, avesse scatenato degli orsi che sarebbero sbucati da un bosco contro questi ragazzacci. Ecco perché Eliseo, che si trova vicino di Elia, viene appunto definito come colui che si vendicò con gli orsi, ok? Che vide, più giovane di Elia, proprio rapirsi in una nuvola di fuoco questo profeta Elia. Quindi vengono paragonate delle lucciole oppure alla nuvola di fuoco che portò su nei cieli il profeta Elia e il suo carro, di fronte agli occhi spaesati del profeta Eliseo. E quindi vedono queste fiammelle e in modo particolare già subentra la curiosità di Dante, no? Dante in realtà capisce che dentro quelle fiammelle ci sono le anime, però Virgilio glielo spiega, no? E spiega che in quelle fiamme ci sono le anime dei consiglieri fraudolenti. Lui dice a Virgilio:
ho capito questa cosa, ma ti ringrazio perché l'ho capito maggiormente dopo la tua spiegazione. Quindi vedono queste fiammelle, Virgilio vuole specificare che cosa è stato visto, no? E Dante dice sì, l'avevo capito, ma grazie comunque per avermelo spiegato, ora sono più sicuro. Intanto vedono una fiamma particolare. Una fiammella biforcuta con una fiamma più alta e una fiamma più piccola, e che sarà poi la fiamma in cui sono puniti Ulisse e Diomede. Essendo puniti insieme, soffrono di più perché nei loro inganni sono sempre andati insieme. Dante vorrebbe parlare con questa fiamma biforcuta. Virgilio lo mette a tacere perché dice: non parlano la tua lingua volgare, parlano una lingua classica. Quindi il greco, per cui è meglio che parlo io, mi interfaccio io con loro. E così si chiude la seconda sequenza, quindi praticamente la descrizione dell'ottava bolgia, la descrizione di queste fiammelle con queste due importanti similitudini, il fatto che Virgilio spieghi che in queste fiammelle ci sono delle anime punite, e in modo particolare l'incontro con questa fiamma biforcuta. Siamo nell'ultima sequenza, e l'ultima sequenza riguarda gli ultimi versi, va dal verso 76 al verso 142. E che cosa si dice in questi ultimi versi? C'è la possibilità di parlare con questa fiamma e parlerà scrollandosi la fiamma più alta, che è quella che ingloba Ulisse, che contiene Ulisse, al quale verrà chiesto naturalmente di che cosa ha peccato, di presentarsi. Lui presenterà i tre inganni per cui è punito lì e addirittura parlerà del peccato più grande, che è quello di ubris, ovvero di tracotanza, nell'aver voluto superare i limiti imposti da Ercole, vale a dire di essere andato oltre lo stretto di Gibilterra, di essere voluto andare nell'emisfero australe, dove in quel periodo lì si pensava che non vivesse nessuno. Ubris, oppure curiosità umana, no? E quindi Ulisse riporta addirittura il discorso di incitamento che aveva fatto ai suoi compagni per andare oltre queste colonne. Descrive anche il viaggio, che dura 5 mesi, 5 momenti in cui la luna sorge nel cielo, 5 volte in cui si nasconde, quindi fa riferimento al giro della luna, al moto della luna, al moto lunare, no? E quindi fa riferimento appunto a questo: è stato 5 mesi in viaggio finché videro lo stretto di Gibilterra, tentarono di superarlo, videro una montagna bruna. Ovviamente siamo nell'emisfero australe, quindi si tratta appunto del purgatorio. Videro una montagna bruna in lontananza, ma immediatamente si scatenò una forte tempesta, una forte pioggia che inabissò la barca, e quindi tutti quanti morirono. Morirono per la curiosità dell'uomo e vengono puniti nell'ottava bolgia dei consiglieri fraudolenti per i tre inganni che io vi ho detto nella presentazione dei personaggi. Ora andiamo al canto, quindi al commento del canto. Quindi leggiamo quello che io vi ho commentato adesso. Il fatto che Dante esordisca con Firenze esordisce già immediatamente con l'invettiva nei confronti di Firenze. Un'invettiva molto forte, un'invettiva in cui usa il sarcasmo. Quindi una presa di posizione molto forte, un riso veramente amaro che viene generato. Godi Firenze, poiché sei così grande che per mare e per terra batti le ali. Che cosa vuol dire? Godi del fatto che sei così grande, che sei conosciuta, batti le ali per mare e per terra. Godi. E per l'inferno il tuo nome si spande. Quindi fa riferimento ai 5 ladri che aveva visto poc'anzi. Tra i ladri, trovai 5 cotali, 5 cotali anime, 5 cotali tuoi cittadini, onde mi viene vergogna, di cui io provo vergogna. E tu, di sicuro, non ne sali in grande orranza. E tu, del resto, per questi, non è che godi di tanto onore, non ne sali in grande onore. Ma se presto al mattin del ver si sogna, ma se vicino al mattino si sogna il vero, si sogna la verità. Questo era un tipico pensiero di Dante, ma medievale, che i sogni che si facevano in prossimità del mattino fossero quelli più veri in assoluto. Ma se si sogna la verità verso il mattino, tu sentirai, quindi di qui a poco tempo, di qui a breve tempo, quello che Prato, la città di Prato, nonché altri e anche altre città, t'agognano, desiderano contro di te. Ok? A breve tempo, ma se si sogna la verità, quindi se si sogna, se si dice la verità, che è vero quello che si sogna al mattino, tu sentirai di qua da picciol tempo, fra breve tempo, quello che Prato, la città di Prato, e anche altre città agognano per te, desiderano per te. E se già fosse, cioè, e se già si fosse realizzato questo desiderio,
Non sarebbe per tempo, sarebbe troppo tardi, quindi anch'io voglio che tu venga punito. E se questo desiderio di punirti delle città già fosse attuale, fosse avvenuto, sarebbe già tardi, okay? Avrebbero già dovuto muoversi per tempo. Così sia dal momento che deve essere, quindi così avvenga questa punizione, così fossei da che pur deve essere, così sia dal momento che deve accadere. Poiché mi graverà di più, quindi mi peserà di più questa punizione, come più va avanti nel tempo, come più si attarda. Quindi, se deve essere punita Firenze, per piacere venga punita subito, perché più si va avanti, più attendo questa punizione e più diventa pesante per me. Okay? Comunque, Dante sa che Firenze deve essere punita dalle città circonvicine, e tra queste, tra tutte, grande nemica di Firenze, la città di Prato. Okay? E questa è l'invettiva contro Firenze. I ladri della settima bolgia, ecco che cos'è che mi sono dimenticata precedentemente, subivano un contrappasso molto particolare. Vado piano col dirvelo. Le anime dei ladri erano praticamente avvolte da dei serpenti che li stritolavano e cambiavano loro continuamente i connotati. Raffiguratevi l'anima come immateriale ma visibile, come una sorta di ologramma, no? Avvolta da questi serpenti che li stritolavano, quindi li deformavano completamente, cambiavano completamente aspetto queste anime, no? Quindi venivano private della loro identità, come loro avevano privato delle loro ricchezze altre persone. Quindi c'è di nuovo un contrappasso per analogia. Vengono privati dell'identità come loro avevano rubato le ricchezze di altri. Ok? Andiamo nella seconda sequenza, che è la visione dell'ottava bolgia. Noi ci partimmo, noi ci allontanammo dalla settima bolgia e su per le scale sarebbero praticamente una metafora per la parete rocciosa. Vi ho detto che dalla settima bolgia si sale su andando verso l'ottava bolgia, e su per le scale che ne aveva fatto i Borni a scendere prima, che ci aveva fatto i Burnei prima a scendere, e Burnei color dell'avorio, quindi bianchi, pallidi, no? Sintomo di paura. Rimontò su per le scalee, rimontò su per la parete il mio duca e mi trasse con sé e trasse me. E proseguendo la solinga via, proseguendo per la strada solitaria, buia, no? Perché non c'è nessuno ovviamente se non le anime dannate, tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, tra le schegge, tra praticamente le sporgenti e le rocce della parete, quindi tra le schegge, lo ripeto, praticamente sono le sporgenze e le rocce della parete rocciosa, il piede non si spediva senza la mano. Che cosa vuol dire? Che il piede non riusciva a salire su questa parete se non era aiutato dalla mano. Il piede non si muoveva senza l'aiuto della mano. Allora mi dolsi. E ora, mentre sto scrivendo, mi ridolgo. Allora ho provato dolore quando l'ho visto. E anche adesso mentre scrivo, quindi allora è riferito a Dante Viator, ora è riferito a Dante Scriptor, sia allora quando ho fatto il viaggio, sia appunto adesso. Lui praticamente si addolora per queste cose, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, quando indirizzo la mente a quello che io vidi. E trattengo e affreno di più l'ingegno di quanto non sono solito fare. E raffreno, tengo freno il mio ingegno più di quanto non sono solito fare, perché non corra senza che la virtù divina lo guidi, perché non corra troppo senza che la virtù di Dio lo guidi. Cosicché, se una buona stella, la costellazione dei gemelli, che era positiva nei suoi confronti, lui era dei gemelli, quindi questa costellazione è stata positiva nei suoi confronti, perché? Cosicché, se la stella buona, la buona costellazione dei gemelli, o una miglior cosa, vale dire Dio, mi ha concesso il bene di questo viaggio per raggiungere la purificazione, quindi se la buona stella dei gemelli, pur una cosa migliore, vale dire Dio, mi ha concesso il bene di questo viaggio, perché con questo viaggio io raggiungo la purificazione, quindi mi tolgo dal peccato, che io da solo non mi privi del bene, ok? Quindi io tengo freno il mio intelletto, la mia ragione, se non è aiutato dalla virtù divina, perché non vorrei, insomma, usare il mio intelletto senza essere guidato, così che se io ho ottenuto una buona cosa non me ne privi, ok? Quindi io devo agire secondo quanto vuole Dio, non secondo quanto vuole il mio intelletto. Lui ci dice questo, ho bisogno dell'aiuto di Dio, perché sennò tutto quello che ho ottenuto mi verrà tolto. Cos'è che ha ottenuto la possibilità di fare questo viaggio, quindi di non peccare più? Questo aggettivo, quante, è riferito alle lucciole che trovate al verso 29. Quindi, quante lucciole il villano, il contadino, che si riposa al poggio, che si riposa sulla collina, nel tempo, vale a dire nella stagione, che colui che rischiara il mondo, chi è colui che
rischiara al mondo il sole, quindi nella stagione in cui il sole la faccia sua a noi tiene meno nascosta. Perché tiene meno nascosta? Perché è il periodo dell'anno in cui il sole si vede maggiormente, no? Quindi senza dubbio quello, no? Quindi nella stagione in cui colui che rischiara il mondo, che illumina il mondo, perifrasi per il sole, la sua faccia tiene meno nascosta a noi, quindi si fa vedere maggiormente. Vi faccio soltanto notare che il fatto che il sole abbia una faccia subisce una personificazione, come è una temporale. Non appena la mosca cede il passo alla zanzara, qual è il momento del giorno in cui la mosca d'estate cede il passo alla zanzara? La sera, ok? Quindi nella sera vuol dire quello, è praticamente una lunga perifrasi per dire verso sera. Quindi verso sera vede le lucciole giù a valle, quindi quante lucciole il contadino nella stagione estiva verso sera vede giù a valle, quindi lui è sul poggio, quindi vede giù a valle, forse là dove ha vendemmiato e arato durante il giorno, di tante fiamme, di tante luci, risplendeva tutta l'ottava boggia, tutta risplendeva l'ottava boggia. Vi faccio notare che più volte, ad esempio nel verso 13, così nel verso 15, così adesso nel verso 29, Valdea, c'è sempre un'aggiunta di una vocale a fine verso, no? Per quale motivo? Perché se, ha bisogno di crearla in decasillabo e quindi si creano in questi tre casi, verso 13, verso 15 e ora verso 29, si creano delle epitesi. Quindi di tante fiamme tutta risplendeva l'ottava boggia, così che io mi accorsi, tosto che fui, così, scusate, riprendo perché ho girato la pagina, di tante fiamme tutta risplendeva l'ottava boggia, così come io mi accorsi, così come io vidi, non appena fui là sopra, quindi sopra l'ottava boggia, dove si vedeva il fondo, quindi là sopra ve il fondo Paria, dove si vedeva il fondo della boggia, quindi lui ha risalito la settima boggia, si trova in cima all'ottava boggia prima di scendere, quindi là vedeva la valle, ok? Ed ecco qua il riferimento di queste fiammette all'elemento biblico di Eliseo di Elia. E come colui che si vendicò con gli orsi, quindi come Eliseo, vide il carro di Elia di partire, vide il carro di Elia nella partenza verso il cielo, quando i cavalli si levarono dritti verso il cielo, vi ricordate che viene assurto in cielo, viene assunto in cielo attraverso una nuvola di fuoco, che non lo poteva seguire con gli occhi, così che, non, che così non lo poteva seguire con gli occhi, a tal punto che non vedeva nient'altro che una sola fiamma, così come una nuvoletta salire verso l'alto. Quindi ripeto praticamente la parafrasi, come colui che si vendicò con gli orsi. Vi ho spiegato l'episodio biblico, comunque c'è anche in nota il verso 34, e come Eliseo vide il carro di Elia che partiva quando i cavalli, le orsi si levarono erti, dritti al cielo, che non lo poteva seguire con gli occhi, a tal punto che vedeva nient'altro che una fiamma sola salire su, proprio come una nuvoletta. Tale, allo stesso modo, si muove ciascuna fiamma, ciascuna luce per la gola del fosso, per l'ottava boggia, che però che, cioè così si muoveva ciascuna fiamma per la gola del fosso, la gola sarebbe praticamente per l'incavo, no? Della boggia, per la gola del fosso, la gola è praticamente una metonimia con cui viene indicato praticamente la conformazione della boggia. Tale, allo stesso modo, si muoveva ciascuna fiamma al fondo della boggia, nella gola del fosso, al fondo della boggia. Ma nessuna mostrava il furto, cioè, ma nessuna mostrava l'anima che c'era dentro, quello che aveva praticamente rapito. Forse utilizza furto un po' per ricollegarsi ai ladri che ha visto nella settima boggia, però nessuna fiamma mostrava appunto il furto, questo che non ha un valore causale, e ogni fiamma nasconde un peccatore. Io stavo sopra il ponte, non è che stavo sopra il ponte, stavo in cima all'ottava boggia a vedere surto in piedi, quindi stava sulla cima dell'ottava boggia per vedere giù surto alzato in piedi. Così che io, se non avessi preso un ronchione, se non mi fossi appoggiato, se non mi avessi afferrato una roccia, una sporgenza, sarei caduto giù nell'ottava boggia senza aver trovato urti, perché probabilmente era molto liscia quella parete lì, quindi non avrebbe trovato ostacoli, sarebbe caduto giù senza urti. Appunto nulla. E il duca, vale a dire Virgilio, che mi vide tanto atteso, che mi vide così attento, disse: dentro quei fuochi, quelle fiammelle, ci trovano gli spiriti dannati. Catuno ciascuno si fascia di quel fuoco da cui è acceso. Risposi io, maestro mio, naturalmente dà una risposta praticamente
Virgilio, maestro mio, per il fatto che ti ascolto. Maestro mio, scusate, maestro mio, risposi io, per il fatto che ti ascolto, per udirti io sono più certo, per il fatto che ti ascolto sicuramente sono più sicuro di quello che dici, ma già mi ravviso che così fosse, ma già avevo capito che era così e già te lo volevo dire, già volevo dirti. Chi è in quel fuoco che viene sì diviso di sopra? Chi è in quella fiammella che è così divisa in punta, che pare sorgere dalla pira dove furono messi Eteocle col fratello Polinice? Quindi questo paragone di questa fiamma biforcuta ha un paragone mitologico ed è un pochettino il paragone il riferimento quando i due fratelli Eteocle e Polinice, che guerreggiarono tra di loro e si uccisero a vicenda con un fratricidio per occupare Tebe, per il possesso della città di Tebe, furono poi, come si può dire, furono poi messi su una stessa pira dopo la morte e si dice che talmente furono divisi in vita, lo furono anche in morte. Il fuoco che si sbriciolò da questa pira diede origine a due fiamme. Quindi Eteocle e Polinice, fratelli, lottarono per il possesso di Tebe, si uccisero a vicenda, fu dato loro funerale comune, furono posti sulla stessa pira. Si dice che praticamente il fuoco che venne appiccato a questa pira si divise in due, no? È un po' come la fiamma che sta vedendo adesso, Dante. Quindi c'è un paragone, praticamente una similitudine con quello che successe mitologicamente ad Eteocle col fratello Polinice. Comunque questa vicenda dovrebbe essere riportata in nota al verso 53-54, sì, praticamente avete la nota lì, ed è una similitudine, la fiamma di Ulisse di Diomede paragonata alla pira biforcuta che si scatenò, la fiamma biforcuta che si scatenò dalla pira di Eteocle e Polinice. Mi rispose naturalmente Virgilio, là dentro si martira, là dentro si martirano, soffrono Ulisse e Diomede, e così insieme vanno alla vendetta come sono andati negli l'ira di Dio, quindi insieme come hanno causato l'ira di Dio, così vengono puniti insieme, subiscono lo stesso contrappasso. E dentro da loro fiamma, e dentro quella fiamma si geme, si soffre, per quale motivo? Ecco che elenca i motivi per cui soffrono questi due dannati, dentro la loro fiamma si geme, si piange per l'agguato del cavallo che si fece alla porta di Troia, alla grande porta della città di Troia, quindi il primo inganno per cui sono puniti, porta dalla quale uscì il nobile seme dei Romani. Che cos'è questo nobile seme? Fu Enea. Enea che, mentre Troia bruciava, riesce a fuggire col figlio Scanio e con appunto il padre e andare verso il Lazio con un viaggio periglioso e avventuroso, eccetera, eccetera. Però uscì dalla porta di Troia proprio a causa del cavallo e del fatto che la città fu data alle fiamme. Uscì praticamente il gentile seme, praticamente l'origine della stirpe romana. Il gentile seme è una metafora per indicare praticamente l'origine della stirpe romana ed è una perifrasi per indicare Enea, porta dalla quale uscì Enea, fondatore della stirpe romana, fondatore poi dei Romani, iniziatore dei Romani. Piangevisi entro l'arte, si piange lì dentro, piangevisi, abbiamo una anastrofe doppia, vi si piange entro, lì dentro quella fiamma, l'arte è un termine latino che vuol dire la frode, l'inganno, per cui ormai morta, Deida mia, principessa dell'isola di Sciro, ancora si addolora per Achille. Vi ho raccontato il secondo episodio, quando praticamente Achille, protetto in questa isola di Sciro, dove del resto si era sposato e aveva avuto anche dei figli, viene sottratto con l'inganno da Achille Diomede, viene portato a combattere e poi muore. Quindi vi si piange dentro quella fiamma, si soffre dentro quella fiamma, l'inganno per cui ormai morta, di indomini ancora si addolora per Achille. E vi si porta pena dentro quella fiamma, pena vi si porta, quindi si soffre, si pena in quella fiamma a causa del Palladio, terzo inganno, per cui praticamente rubarono questa statua di Atena d'oro. E dissi io, quindi il verbo che introduce questo discorso diretto, quindi è Dante che sta parlando, dissi io, se loro possono, dentro quelle faville, dentro quelle scintille della fiamma, parlare, maestro, assai ti prego, e ti prego insistentemente che la mia preghiera valga 1.000 preghiere, quindi ti prego molto, e ti prego con insistenza che la mia preghiera valga 1.000 preghiere, che è un numero
iperbolico, un'iperbole, e vi sottolineo ancora come la parola preghiera, ripetuta tre volte, prego, ripriego, che è il mio prego, quindi tre volte, ha la stessa etimologia. Quindi siamo nel caso di una figura etimologica, anche detta annominazione. Quindi ti prego, ti riprego che la mia preghiera valga mille, che non mi facci dell'attender niego, che tu non mi neghi di attendere questa fiamma, fino a quando la fiamma cornuta, quindi biforcuta, venga qua, quindi che tu non mi facci niego, che tu non mi faccia la negazione, vuol dire questo, quindi che tu non mi neghi l'attesa fino a quando la fiamma cornuta, quindi divisa in cima in due parti, venga qua. Vedi che io mi piego verso di lei, mi protendo verso di lei per il desiderio, mi piego per lei del desio, per il desiderio di parlarle. E lui mi rispose: la tua preghiera è degna di molta lode e io per questo l'accetto, quindi ho ascoltato la tua preghiera. Ma fa che la tua lingua si sostenga, ma fai in modo di non parlare. Lascia parlare me, che io ho capito, che io concetto ciò che tu vuoi, che io ho capito quello che vuoi, che sarebbero schivi, perché loro sarebbero schivi, dato che furono greci, forse del tuo detto, del tuo modo di parlare, non comprenderebbero la lingua volgare di cui tu sei il padre, Dante, ok? Quindi perché loro sarebbero schivi, dato che furono greci, forse del tuo modo di parlare. Ed ecco che abbiamo il dialogo nella terza sequenza, a partire dal verso 76, il dialogo proprio con il maggior corno della fiamma antica. Quindi sarebbe Ulisse che parla mentre Diomede appunto tace. Poiché la fiamma fu venuta quivi, poiché la fiamma giunse vicino loro, dove parve al mio duca tempo e luogo, quando parve alla mia guida il momento opportuno, in questa modalità audivi l'afinismo, perché Virgilio utilizza una lingua classica, ho sentito lui parlare in questo modo. Quindi dove parve al mio duca tempo e luogo, quindi quando parve al mio duca il momento opportuno e il luogo esatto di incontro, in questa forma sentì lui parlare in questo modo. O voi che siete due dentro ad un fuoco, così esortisce la captatio benevolenze di Virgilio verso le due anime, o voi che siete due dentro di un unico fuoco, se io ho meritato di voi mentre ero in vita, che cosa vuol dire se ho meritato di voi mentre ero in vita? Vuol dire che lui descrive, come si può dire, queste cose nell'Eneide, ok? Quindi ne parlo di queste cose nell'Eneide, quindi se ho meritato di voi mentre ero in vita, Enea che ricorda quello che è successo all'interno della guerra di Troia, quindi dice: se io ho meritato di voi mentre ero in vita con la mia opera, se ho meritato da parte vostra molto o poco quando nel mondo scrissi gli alti versi, gli importanti versi, quindi è veramente un esordio captatio, quindi se io ho meritato di voi mentre ero in vita, se io ho meritato di voi molto poco quando nel mondo terreno ho scritto gli importanti versi dell'Eneide, non vi muovete, fermatevi. Quindi ecco che si conclude la captatio, ma uno di voi dica dove, perduto, quindi dannato, non è smarrito, dove dannato andò a morire ciascuno dei due. Ma uno di voi dica, dove da parte sua, da parte di ciascuno, perduto, quindi completamente peccatore, non è smarrito perché avrebbe ritrovato la strada, invece perduto, dannato, gissi a morire, se ne andò a morire. Quel gissi deriva dal latino eo, che vuol dire andare. Quindi, ma uno di voi dica dove siete morti, Ok? Ormai perduti, ormai dannati, quindi quello che vi è successo. Lo maggior corno della fiamma antica, questo verso chiedo per piacere di ricordarlo a memoria, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando. C'è la literazione dell'R perché riproduce proprio il mormorio, no, di questa fiamma che inizia a parlare, no? Il mormorando addirittura, quindi c'è la letterazione della R, la letterazione se vogliamo del M, maggior fiamma cominciò, mormorò, quindi la letterazione della R e della M servono per l'inizio del parlare di questa fiamma. E mormorare è un verbo onomatopeico, quindi inizia un pochettino a sentirsi il brontolio di quest'anima che sta per parlare. Forse si schiarisce anche un pochettino la voce, dato che è tanto tempo che non parlo. Cominciò a scrollarsi lo maggior corno, mormorando, pur come quella fiamma affaticato dal vento, quindi proprio si muove proprio come quella fiamma che ondeggia a causa del vento, pur come quella fiamma cui vento affatica, che è affaticata dal vento. Quindi la cima qua e là menando, portando la cima qua e là come fosse una lingua che parlasse, ed ecco il contrappasso, no?
con la lingua di fuoco, simile alla lingua utilizzata da loro, come una lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, gettò la voce di fuori e disse. Ecco che racconta il momento in cui poteva ritornare ad Itaca, stare ad Itaca, e invece preferisce andare oltre le colonne d'Ercole. Quando mi partì da Circe, quando mi allontanai dalla maga Circe, con cui avevo avuto una relazione tra le altre cose, quando mi dipartì, mi allontanai dalla maga Circe, che sottrasse me, che rubò me più di un anno là presso Gaeta, nel Golfo Laziale, quindi era stato un anno che sottrasse me, più di un anno, forse 15 mesi addirittura era stato presso Circe, più di un anno là presso Gaeta, luogo in cui, dove c'è il Golfo del Circeo praticamente, quindi zona laziale, ok? Per più di un anno là presso Gaeta, prima che Enea la chiamasse così, il termine Gaeta ai tempi di Ulisse non esisteva ancora, e Enea che è arrivato nel Lazio dà a questo golfo il nome di Gaeta, questa zona il nome di Gaeta, ricordando la sua nutrice che si chiamava Caieta. Ok? Che sottrasse me più di un anno là presso il Golfo di Gaeta, prima che fosse chiamato così da Enea. Enea che lo chiama Gaete in onore della sua nutrice. Né la dolcezza del figlio, quindi né la dolcezza di Ascanio, che avrebbe fondato, né la dolcezza del figlio Telemaco, né la pietà, né il rispetto, questo è un termine latino, del vecchio padre, né il rispetto per il vecchio padre, né il debito amore, né il dovuto amore, lo qual dovea Penelope far lieta, né il dovuto amore che doveva rendere felice Penelope. Quindi né il figlio, né rispetto del vecchio padre, né l'amore che doveva rendere felice Penelope, poterono vincere dentro di me, vincere potere dentro me, l'ardore, il desiderio, chi ebbe a divenire del mondo esperto, il desiderio fortissimo che io avevo di diventare esperto del mondo, quindi di conoscere tutto il mondo, la curiositas umana, del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Quindi lui voleva avere la conoscenza su tutto, esperto del mondo e degli vizi umani e del valore, quindi voleva avere una conoscenza a tutto tondo, a 360 gradi. Vi faccio notare come rallenti molto il polisindeto e degli vizi umani e del valore per dirci quanto fosse grande questa conoscenza. Guardate bene la letterazione, ma misi me per l'alto mare aperto, ma tuttavia misi me stesso per attraverso il profondo mare aperto. Quindi tutto questo non servì a nulla, ma io mi incamminai nel mare aperto mediterraneo, che poi si fa oceano atlantico, alto vuol dire profondo, perché poi l'oceano è ancora più profondo del mare, solo con un legno, solo con una barca, quindi non aveva tante barche, legno naturalmente metonimio per barca, solo con una barca e con quella compagna picciola dal quale non fu mai deserto, e con quella piccola compagnia, con quei pochi compagni dai quali non fu mai abbandonato, deserto deriva dal latino, con quella piccola compagnia dalla quale non fu mai abbandonato. Ecco che al verso 100, ma misi me per l'alto mare, il momento in cui inizia questo viaggio verso occidente, verso le colonne d'Ercole, quindi lui sta ricordando, ed è proprio dal verso 100 che utilizza un flashback. L'un lito e l'altro, un litorale e l'altro, quindi praticamente quello della Spagna e quello dell'Africa, ok? L'un dito e l'altro vidi fino alla Spagna, fino al Marocco e così l'isola di Sardegna, quindi vedeva tutti questi litorali, e le altre che quel mare bagna intorno, quindi vidi tutte le spiagge fino alla Spagna, fino al Marocco, l'isola dei Sardi, quindi la Sardegna, e le altre che quel mar Mediterraneo bagna, quindi vide tutti questi litorali. Io e i miei compagni eravamo vecchi e tardi, tardi non vuol dire tardoni, ma vuol dire lenti, io e i miei compagni eravamo vecchi e lenti, quando giungemmo a quella foce stretta è lo stretto di Gibilterra, dove Ercole segnò i suoi riguardi, i suoi confini, i suoi limiti, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Quindi laddove Ercole per volontà divina segnò i limiti del mondo conosciuto, a ciò che affinché l'uomo non si mettesse oltre, non andasse oltre. Dalla mano destra, quindi sta volgendo verso occidente, dalla parte destra mi lasciai Siviglia, città naturalmente del litorale spagnolo, quindi da una parte mi lasciai Siviglia, dall'altra mi lasciai Ceuta, che è una città africana sullo stretto di Gibilterra, quindi mi lasciai Siviglia e Ceuta, al tempo chiamata Setta, o frati dissi, o fratelli dissi, che è il discorso che praticamente Ulisse
fa nei confronti dei suoi compagni per incitarli naturalmente al viaggio, ok? Quindi adesso è proprio Ulisse che ricorda il discorso fatto, no? O fratelli, termine tra le altre cose un po' dissonante, no? Perché è un termine francescano, noi siamo nell'inferno. Comunque, o fratelli, dissi, per 100.000 pari, voi sapete che è francescano per il cantico di Frate Sole, il cantico delle creature, ecco, è un pochettino dissonante in questo contesto, però rivolto naturalmente alla sua picciola compagna, no? Alla piccola compagna. Fratelli, dissi che per 100.000 pericoli, anche questo è un iperbole, ok? Che per 100.000 pericoli siete giunti in Occidente, da Oriente, da Troia, ok? A questa tanto piccola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, perché ve lo leggo tutto per poi parafrasarlo, per questa piccola veglia dei nostri sensi che rimane. Che cosa vuol dire? Per questo poco di tempo, poca vita che ci rimane. Loro sono già vecchi e tardi, no? Lui dice, a questa tanto piccola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, a questa piccola, così piccola veglia dei nostri sensi, a quel poco che rimane ai nostri sensi, non vogliate negare l'esperienza andando dietro il sole, perché andando dietro il sole sorge ad est e cala ad occidente, no? Quindi seguendo il corso del sole, non vogliate negarvi l'esperienza del mondo senza gente. Quindi non negatevi la possibilità di conoscere l'emisfero australe, mondo senza gente perché si pensava che fosse disabitato. E che percorso faranno dietro al sole, andando dietro il sole, quindi da oriente verso occidente. Considerate la vostra semenza, considerate la vostra origine, vuol dire questo, semenza è il vostro seme, è naturalmente una metafora, considerate la vostra origine umana, fatti non foste a vivere con bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, non foste fatti per vivere come bruti, come gente rozza, incolta, ma per conseguire la virtù e la conoscenza. Ora questi due versi, il 119 e il 120, vanno mandati a memoria come l'omaggio al corno della fiamma antica, ok? Quindi fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì acuti, feci così, così interessati con questa orazione picciola, con queste poche parole, così interessati verso il cammino, verso il viaggio, che a malapena poi li avrei trattenuti. E volta la nostra poppa verso il mattino, quindi è volta la poppa della nostra nave verso il mattino, quindi verso oriente, il mattino una metonimia dove sorge il sole, quindi è volta la poppa della nostra nave ad est, quindi verso il mattino, la poppa è la parte retrostante della nave, quindi poppa verso est, facemmo dei remi delle ali al folle volo. I nostri remi diventarono delle ali che ci portarono per il folle volo. Quindi praticamente i remi vengono visti come delle ali di uccello, quindi è una sorta, non è una similitudine, è considerata un'analogia. I remi sono simili a delle ali, analoghi a delle ali, non c'è il come, per quello che preferisco un'analogia. Quindi facemmo dei remi delle ali al nostro folle volo. Volo naturalmente è una metafora per indicare il viaggio fatto da Ulisse con i suoi compagni, la velocità di questo viaggio. Quindi il volo è una metafora per il viaggio e la sua velocità, no? Di Ulisse e i suoi compagni, perché è definito folle. Folle vuol dire al volo peccatore, perché hanno commesso peccato con la loro curiosità, sono andati verso un luogo in cui Dio non voleva che andassero, ok? Folle vuol dire peccaminoso, peccatore, un viaggio che era oggetto di peccato, sempre acquistando dal lato mancino, quindi fecero il folle volo, questo folle viaggio, sempre andando verso sinistra, quindi sempre volgendo verso lo stretto di Gibilterra, verso ovest. Tutte le stelle già dell'altro polo vede alla notte, quindi tutte le stelle già l'emisfero boreale vedeva, quindi le stelle della notte, ripeto la parafrasi, tutte le stelle già vedeva la notte dell'altro polo, quindi dell'emisfero australe, la notte diventa soggetto, in realtà si vedevano già tutte le stelle della notte nell'emisfero boreale, letteralmente però la parafrasi, tutte le stelle già la notte vedeva dell'altro polo, quindi la notte vedeva già le proprie stelle nell'emisfero boreale. Quindi era notte nell'emisfero boreale e il nostro emisfero ancora tanto basso,
quindi l'emisfero australe ancora tanto basso, che non si vedeva oltre il suolo marino, quindi era ancora sotto il limite dell'orizzonte l'emisfero australe. Questo dimostra un pochettino come praticamente andando verso occidente, verso lo stretto di Gibilterra, non vedendo oltre lo stretto di Gibilterra, faccia capire come la Terra sia, si incurvi, sia una linea curva, no? Quindi non del tutto piatta come si pensava in quel momento lì. Quindi è il nostro emisfero ancora tanto basso che non sorgeva fuori dal suolo marino, era sotto il limite dell'orizzonte, quindi terra ricurva, ok? 5 volte riacceso e tante volte spento. Casso vuol dire spento. Lo lume era di sotto dalla luna, quindi la luce della luna si era spento al di sotto del limite dell'orizzonte. Quindi 5 volte riacceso e tante volte spento, si era appunto lume al di sotto dell'orizzonte, il lume della luna. Ok, la luce della luna si era riacceso 5 volte, si era spento 5 volte al di sotto del limite dell'orizzonte. Quindi vuol dire che praticamente erano passati 5 mesi. Ok? Erano passati 5 mesi. Poi che eravamo entrati nell'Alto Passo, poi che ci eravamo incamminati nel difficile passaggio, quindi stanno passando lo stretto di Gibilterra, alto vuol dire difficile in questo caso qua. Poi che eravamo entrati nel difficile passaggio, quando mi apparve una montagna bruna, scura per la distanza, si tratta naturalmente del Monte del Purgatorio, e mi parve alta tanto quanto non avevo mai visto nessuno. Noi ci rallegrammo, ma immediatamente si trasformò in pianto, perché dalla nuova terra, quindi dall'emisfero boreale, nacque un turbo, nacque un vento fortissimo, il turbo è proprio il vento, e percosse il legno, la barca, nel primo canto, nella prua, il legno, metonimia per barca. 3 volte lo feci girare con tutta l'acqua, quindi ruotò per 3 volte. E alla quarta la poppa, quindi la parte retrostante, si levò in su e la prua andare in giù, andò in giù, come volle altrui, come piacque altrui, come piacque a Dio, così volle Dio la nostra punizione, finché il mare fu rinchiuso sopra di noi. Come altrui piacque è un'espressione che lui utilizza molte volte per concludere, per iniziare un verso, e come ed ecco, oppure ma dimmi, quindi come altrui piacque è uno stilema dantesco, ok? E quindi il mare fu chiuso sopra di loro, e così concludiamo il canto dei fraudolenti.